Era il 30 maggio del 1994, quando Agostino Di Bartolomei, indimenticato campione di calcio, capitano della Roma del secondo scudetto, decise di togliersi la vita con una Smith & Wesson calibro 38. L'ultima persona a vederlo vivo fu suo figlio Luca. Luca, qual è l'ultima immagine che hai di tuo padre? Agostino seduto sulla sedia del balcone di casa al mare. Perché lo chiami Agostino? Boh, non ne ho idea, a distanza di 25 anni ancora non lo so, però andiamo avanti così. Cosa ricordi di 25 anni fa? Ma quella fu una mattina abbastanza assolata, io stavo andando a scuola, come tutte le mattine, e Agostino sembrava tranquillo, mi era venuto a svegliare, mi aveva preparato la colazione e io, dopo essermi vestito, l'ho salutato con un bacio scendendo verso la strada. E poi, dopo un tempo non facilmente definibile, sono stato avvisato in maniera un po', diciamo, rude che Agostino, diciamo, era successo qualcosa e che dovevo tornare a casa di corsa. E quando sei arrivato hai capito che... Quando sono arrivato, diciamo che mi si è palesata la scena in tutta la sua crudezza, con Agostino oramai era già passato un po' di tempo, mi avevano tenuto lontano e era già, diciamo, nella cassa di zinco. Ci hai pensato mai se tuo padre non avesse avuto quella pistola a casa? Cosa poteva cambiare nella tua vita? Probabilmente senza la pistola forse Agostino avrebbe dovuto trovare un'altra modalità per tentare il suicidio. Ed è anche vero, come sostengono studi clinici, che un'arma in casa porta al 244% in più di suicidi. Detto questo, esattamente perché il suicidio è un raptus, è qualcosa di molto complesso da prevenire. Se non che avere un'arma in casa è evidente che non aiuti. Senti, tu hai scritto un libro. Lo hai scritto in 3 settimane, come se fosse un flusso di coscienza, diretto. Si chiama Dritto al cuore e hai detto a un certo punto: se pensate che io voglio utilizzare la storia di mio padre per fare di questo libro una bandiera, siete nel giusto. Perché doveva essere una bandiera questo libro? Perché credo che siamo in un paese che, nonostante tutto, è un paese molto più sicuro. È un paese in cui inserire un elemento come le armi, immaginare che le persone debbano difendersi da solo perché c'è uno stato di guerra al di là della loro porta, beh, questo porterà solo più sangue. Senti Luca, quando senti o vedi che qualcuno vorrebbe dotarsi di un'arma perché si sente più sicuro, tu, oltre alla vicenda di Agostino, come lo chiami tu, che cosa pensi? Penso che compie un grande errore. E ho molto rispetto della paura delle persone, non va sottovalutata la paura delle persone, però va interpretata. E le persone che hanno questa paura, in una qualche maniera bisogna provare anche a farle ragionare. Quindi proverei a raccontare che, da un punto di vista statistico, numerico, oggi ci sono molti più morti e soprattutto molte più donne morte per mano di persone che detengono legalmente le armi, piuttosto che persone che purtroppo sono uccise per causa di rapina. Se oggi noi abbiamo paura, e lo dicono fiorfiori di studi, la nostra paura è una paura legata ad un'ansia di vita, legata a quello che faremo domani, all'insicurezza del nostro lavoro. E una classe dirigente, una classe politica che ti dice armati, fuori c'è un mondo freddo, pur non essendo così, per fortuna, è una classe politica mediocre. Grazie Luca. A te.